siamo passati da una 660S alla S780, fondamentalmente trebbiatura, apparato trebbiante uguali, qualità del prodotto uguale, produzione oraria beh, è cambiata. Il discorso che facciamo la volta scorsa, la 780 col motore che si trova a 13.000 di cilindrata riesce sempre a sfruttare al massimo quello che è l'apparato trebbiante di separazione della macchina. Non dico cifre perché poi sono quelle sempre più criticate, comunque la differenza si vede. La macchina è equipaggiata addirittura con un cingolo in gomma della Camso, un altro comfort, adesso poi vedremo quando cambieremo nelle altre aziende dove ci sono i terreni più molli come si comporteranno. Comunque sembra proprio un'ottima cingolatura. Per quanto riguarda il monitor delle prestazioni, siamo passati dal 3630 e dal monitor piccolo che aveva sulla MT3 precedente al 4640. Praticamente le funzioni sono identiche, cambia l'impaginazione, hai sempre comunque sia quella continuità che ti garantisce John Deere, che non ti trovi diciamo male da un passaggio all'altro, di monitor e anche come cross di comando che poi vedremo. Il monitor ha le 4 pagine fondamentali, la prima pagina dove si vede le regolazioni fondamentali da 23, il ripartitore, larghezza griglia, vento e crivelli superiori e inferiori, naturalmente tutti regolabili elettricamente. Sempre nella stessa pagina è stata configurata anche tutte le regolazioni dell'automatico della piattaforma di taglio. Se uno si trova a tagliare nei risi in terra, di conseguenza vuol spostare la paglia trinciata per non averla nelle passate successive, specialmente nei fini lavori, c'è anche la direzione delle alette, e poi hai quello che riguarda invece tutta la registrazione, la pagina riguardante clienti, azienda e confini campo, e poi dove tu imposti anche il prodotto che tagli, quindi il riso può essere il riso medio, il riso lungo, mais, insomma quant'altro, quello che è coltivato nella nostra zona. Nella parte superiore ci sono i contatori. Questi contatori sono delle finestre dove si possono modificare come nel vecchio Harvest Monitor a secondo dell'operatore. Io ad esempio me lo sono configurato con la resa istantanea della MT3 in produzione ora, l'umidità del riso che è importante e la tonnellate ettaro della produzione campo, anche perché sono tutti parametri che a colpo d'occhio ti garantiscono insieme al controllo perdite le prestazioni della MT3, perché se vediamo che la MT3 perde all'improvviso allora andiamo a vedere se la stiamo sfruttando troppo, o come produzione oraria, come tonnellate ora, le tonnellate del campo che stiamo tagliando e specialmente l'umidità, perché il riso più ha la paglia umida e verde poi si può anche andare incontro a perdite dal rotore, dalla separazione, e allora sono parametri che ci aiutano a tenere sempre la macchina settata giusta e non fare, diciamo, non esagerare in campagna. Nella pagina successiva ci sono sempre richiamate le postazioni fondamentali della macchina, quindi cliente, zona per quanto riguarda la registrazione di produzione, per quanto riguarda la registrazione della macchina, ci sono sempre i contatori che uno può regolare come ha voglia, e in più in questa pagina troviamo anche il livello del cassone in percentuale. Dopo che tu hai fatto una taratura, la prima taratura da vuoto al suono del 4/4, tu fai la taratura e da lì hai da 0 a 100 di là. Poi naturalmente, ad esempio come stiamo tagliando oggi, che c'è il riso piuttosto secco, la macchina cingolata così rimane piuttosto inclinata in avanti, allora tu puoi avere un 78%-80% di riempimento del cassone, ma bisogna sempre stare attenti a non che trasbordi fuori dalle spondine del cassone. naturalmente c'è la telecamera posteriore e quella di svuotamento, che è praticamente sempre la medesima perché viene posta sul tubo di scarico della macchina. Che c'era anche sulla S660 è da apprezzare è la velocità di scarico, è molto importante perché comunque sia diminuisce i tempi morti della macchina. Addirittura la 780 rispetto alla 660 e 670 comunque sia ha anche un volume maggiore di cassone, quindi si riducono i tempi morti e aiutano ad aumentare la produttività della macchina, specialmente in un'azienda come la nostra dove le campagne sono lunghe e strette. Praticamente se con la S660 in certe campagne facevo un su e giù e facevo tre quarti di cassone, con questa MT3 con 14 metri cubi e 60 cm in più di barra farò due giri e di conseguenza dimezzo i tempi morti. Un'altra cosa che ho notato è che questa MT3 rispetto alla vecchia 660 non ha più gli ingranaggi della cocca di svuotamento a secco e di fatti rimane anche meno rumoroso rispetto alla 660. È giusto un particolare, perché comunque sia sulla vecchia CTS che sulla 660 abbiamo sempre avuto questi ingranaggi secchi. Non ci sono mai state delle controindicazioni particolari di usura o quant'altro, perché praticamente le prime CTS che avevamo qua in azienda hanno già cambiato altri due proprietari, continuano a girare e quegli ingranaggi lì sono sempre lì che girano, di conseguenza è giusto il rumore, la rumorosità che davano, e adesso su questa MT3 abbiamo tolto anche quel piccolo difetto. Nel suo complesso la macchina fino adesso si sta comportando molto bene, anche come qualità di prodotto è superiore alla 660 perché riuscendo sempre a lavorare con il rotore pieno io riesco a parità di produzione oraria della macchina tenere la griglia più aperta, di conseguenza evito lo sfregamento diretto dei martelli verso la griglia e tratta ancora meglio il prodotto questa, perché praticamente è tutto prodotto che i martelli lavorano. Adesso c'è da vedere nei risi più impegnativi se questo vantaggio è amplificato come nelle condizioni dove ho lavorato fino adesso. Adesso vedremo poi prossimamente quando traveremo lo Yume. Le regolazioni dovrò tenerle come la vecchia 660 o se continuiamo a avere questo vantaggio, un grosso vantaggio, specialmente per la qualità della granella. In alto vediamo la resa campo, praticamente la mappatura del campo, la resa secco come era sulla macchina precedente 9.1. Praticamente si vede la resa del campo in secco, poi a secondo delle esigenze aziendali si possono impostare i vari range per fare la colorazione della mappatura. Nella parte a destra, nella finestra a destra invece c'è quello che riguarda la guida automatica, quindi impostazione AV se si vuole, che è quella che si usa più frequentemente in risaia, oppure ci sono le altre impostazioni che possono essere usate anche in semina e in altre occasioni che di solito noi non usiamo, almeno qua nella nostra azienda. Infatti sì, vado in imposta linea, mi dice che in questo campo non ci sono ancora linee, nuova passata, riempimento confine, che il riempimento confine praticamente sarebbe quando uno semina può farsi le capezzaglie e poi avendo la linea B inizia a seminare con la B e poi quando finisce gira intorno ha praticamente sempre la guida automatica seguendo la macchina. Come vediamo sono le linee curve, linea circolare e modalità rettilinea. Come vi dicevo, qui ci sono tutte le varie modalità di modalità rettilinea della macchina, AB e quant'altro. Io torno a ripetere, qua nell'azienda, in modo particolare sottoscritto, uso sempre il metodo ABB. Poi nella pagina successiva c'è la pagina campo dove praticamente ci sono tutti i contatori, in più c'è illustrata praticamente la pagina del campo dove stiamo tagliando con l'area lavorata, l'ora di inizio con vari contatori in minuti e ore, il consumo di carburante istantaneo, l'umidità del prodotto, la resa umida, il reso secco e il peso totale del riso tagliato in questo caso. E poi sotto viene praticamente riassunto quello che è il riso tagliato, la varietà di riso tagliato, con tutte praticamente le rese campo, l'umidità media. Vediamo che stiamo tagliando un riso a 15,5 umidità con una resa secco di 61 quintali e 6 a ettaro. E queste sono le pagine principali durante il taglio. Dopodiché c'è una linea guida sotto dove si richiama tutte le funzioni per essere più veloci senza andare nel menu principale e poi nei vari sottomenu. Nel menu principale abbiamo tutte quelle che erano tutte le vecchie impostazioni dell'altro monitor, quindi troveremo quello che ci riguarda, quello che si usa più sovente nel menu. Nelle calibrazioni praticamente si trovano tutte le calibrazioni di tutti i vari sensori della macchina, e in più quello che importa di più in questo momento è la calibrazione della resa. La calibrazione della resa che può essere fatta in automatico, facendo 3 pesate del cassone se uno ha la possibilità della pesa in azienda, come ce l'abbiamo noi, si fanno le 3 pesate, le si confrontano, dopodiché la MT3 viene automatico, fa lo scarto dandoci un coefficiente per il sensore che abbiamo dentro nel cassone, che praticamente è sopra e alla fine dell'elevatore del cereale pulito, dove praticamente è un sensore di flusso che sente gli impulsi della granella quando batte contro, poi con quel coefficiente dà la resa in tonnellata. Un altro metodo, che è quello che noi usiamo sempre, usavamo anche col vecchio computer, praticamente andiamo a cambiare il coefficiente, cioè praticamente pesando sempre il verde, cosa facciamo? Vediamo la media del campo, di un campo che si taglia, quindi il campione è più ampio, si vede qual è l'errore e dopodiché noi, entrando nelle impostazioni avanzate, entriamo in questa pagina. Come si vede, nella prima scritta in alto a sinistra c'è il fattore di calibrazione, che è quello che stiamo usando adesso. Se io dovessi riscontrare una differenza, faccio modifica avanzata, avanti, mi trovo il mio coefficiente 28,53. In questo caso, se io so che sbaglia del 2% in meno, cosa gli do? Gli do 2% in meno, vado al 98%, automaticamente mi cambia il coefficiente. Facendo così si evita di stare sempre lì, fare la calibrazione, fare le pesate, e praticamente viene quasi un lavoro, diciamo, d'ufficio per quanto riguarda, anche se facendo il trattorista d'ufficio ce ne ben poco. Comunque questa è la maniera più semplice, avendo la possibilità comunque sia sempre di pesare il verde. il fatto che nonostante che pesiamo tutto il verde, cerchiamo sempre di tenere la MT3 ben calibrata, precisa, è sempre per il fatto che quando noi andiamo a vedere i valori della MT3 nel metro del taglio, la resa oraria e tutto, deve essere la più precisa possibile, perché se io non tengo tarata la pesa posso anche avere, ad esempio, che taglio 226 tonnellate ora, ma se c'è un errore del 10% perché non ho mai controllato, queste 26 tonnellate sono 24, quindi io posso anche non usare al massimo la metitrevia, perché comunque sia ho dei valori, se uno vuole essere preciso, avere dei numeri, perché fondamentalmente ci vogliono i numeri sempre per fare le cose fatte bene, ci vuole anche quello. E poi in modo particolare, perché come dicevamo la metitrevia ha anche un sensore di umidità e in più su questa metitrevia c'è anche il sensore di temperatura esterna, perché la metitrevia calcola l'umidità anche in base alla temperatura esterna. Difatti quando abbiamo fatto la messa in campo mi è stato detto non ti preoccupare per quanto riguarda il valore dell'umidità perché sarà preciso di sicuro, ed è stato così perché fatta la prova, più prove all'essiccatoio erano sempre precise, c'era mezzo punto o un punto al massimo, però praticamente c'è da pensare che uno quando fa il mucchio nel campione prende un piccolo campione, quando faccio la prova della metitrevia è sul campo totale, di conseguenza si direbbe che è più precisa quella della metitrevia. E il fatto che noi teniamo controllato sempre, calibrato e tutto è anche per avere poi la resa secco, perché la metitrevia si calcola in automatico la resa secco, di conseguenza sappiamo con il minor scarto possibile quanto risone abbiamo in magazzino, immagazzinato, perché vuol dire che tanto anche quello per quanto riguarda la parte dell'amministrazione dell'azienda. Di conseguenza, tenendo tutti quei valori, quei parametri sempre registrati, si ha si rimane sempre più precisi in tutto l'ambito aziendale, in campo e in azienda per lo stoccaggio e poi per l'eventuale vendita, anzi per l'eventuale vendita. Il comfort di guida è sempre nello stile John Deere, l'unica cosa che abbiamo è un po' la leva di comando, la classe di comando, diciamo non tanto nelle sue impostazioni fondamentali, perché comunque sia, al di là di aver cambiato i tasti un po' più grossi rispetto alla vecchia classe, la disposizione è sempre quella, le funzioni sono sempre quelle, di conseguenza io come operatore non ho nessun problema, non ho avuto nessun problema. In più c'è la possibilità di abilitare dei tasti ad altre funzioni, sempre a piacimento dell'operatore. L'unica cosa che mi sento di dire proprio per fare il rompiscatole è il fatto della manovrabilità della leva stessa. Cioè la vecchia classe di comando era molto più fluida, specialmente quando si facevano le inversioni a fine campo. Questa, avendo una posizione di folle diciamo più marcata, delle volte ci si inceppa quasi nel passaggio tra marcia avanti e marcia indietro. È l'unica differenza tra le due macchine. Poi per quanto riguarda, continuo a dire, la macchina è sempre nello stile John Deere, comodità, comfort e comunque sia anche prestazioni. Questa metitrevia sul cambio Pro Drive, si può impostare tutte le velocità, sempre dal menu, dentro il menu. Trasmissione, io ho le due marce dove posso impostarmi la velocità massima di avanzamento e lei praticamente si comporta come se fosse un cambio vario, ed è un grosso vantaggio perché io posso sia con la cingolatura del camshaft, questa cingolatura comunque sia è quella ammortizzata che garantisce una velocità almeno di 30 km/h su strada, di conseguenza sono molto veloce anche in campo, quindi a seconda di quello che voglio fare posso avere sempre la marcia adeguata. Diciamo che comunque sì, si tiene sempre una marcia da taglio, gli si dà, a mio avviso, non c'è da darle, diciamo, troppa velocità massima, perché sennò poi diventa troppo sensibile la croce di comando, e allora poi magari in condizione di riso allettato, perché è sempre riso, perché sono in crisi praticamente, il riso allettato perché si impegna di più alla guida della MT3, si possono avere dei problemi, perché comunque sia poi io sull'escursione della leva, se adesso ho un'escursione, su questa escursione ho da 0 a 10 km/h, se metto da 0 a 15, capite bene che appena sposto la leva la MT3 mi cerca di sobbalzare, in conseguenza magari nell'allettato farò un 0,8 per avere più escursione, per avere sempre, diciamo, quella velocità e non cercare di dare colpi che poi magari posso dare anche un colpo di mezzo km/h in più e ingolfare il coppeleone. E si perde tempo per scolfarlo tutto, e questa macchina qua, diciamo, dà proprio, hai anche quel vantaggio in più rispetto al cambio meccanico. È un cambio che comunque sia, le prime volte che lo si usa rimane un po' più gommoso rispetto alla trasmissione idraulica meccanica come era prima, però poi, diciamo, sono sempre quelle cose che uno ci fa una piacevole abitudine. Poi per quanto riguarda le prestazioni, c'è sempre da vedere in che prodotti si taglia e che cosa uno cerca. Noi, arrivando da CTS poi S, comunque sia, la qualità del prodotto c'è, la produzione oraria in base agli seccatoi, lo stoccaggio che abbiamo, va bene. Andare oltre è un po' difficile, specialmente per quanto riguarda la qualità del prodotto. La concorrenza non l'ho mai provata, perché per provare una macchina non c'è da provarla 1 o 2 ore, ma bisognerebbe avere a disposizione 2 o 3 giorni in 2 o 3 tipi di risi diversi, in condizioni diverse. Allora sì, posso dire tranquillamente che la S, sia in risi duri da trebbiare e anche quando si va a trebbiare nelle ore notturne, non ha problemi. Sembra proprio un paradosso, un controsenso, ma la S, più ci sono i risi duri con paglia dura, vedesi Baldo, Yume, Venere, diciamo, si esaltano cose delle sue prestazioni, sia come quantità di prodotto che arriva a casa la sera, ma specialmente come qualità del prodotto stesso. Io ho provato con la S660 a trebbiare dalla sera al mese di... era praticamente inizio di ottobre, trebbiare dalla sera dalle 8:30 alle 9:30, ho trebbiato a 170 quintali all'ora, perché ho riempito un rimorchio in un'ora di 170 quintali. Il mattino dopo, preoccupato perché ho detto ho fatto una strage, sono andato in campagna a vedere e sono rimasto piacevolmente stupito, perché comunque sia tutti quelli che avevano la S lo dicevano, però a sentire dire gli altri, provare sulla propria pelle, è vero. Mentre invece ho tagliato questa esperienza diretta del mare, che magari bisognava anche lasciarlo in campagna, comunque aveva una paglia verde, faceva sotto trebbia 21% di umidità aveva, e lì rispetto alla CTS pagavo dei punti. Uno dice le 23 biassiali va bene nell'indica, in quelle condizioni lì praticamente c'era un 5-6% in meno della S660 rispetto alla CTS. Negli altri risi, tutte le altre varietà, da mercato interno a balilla coricato, sole coricato, allettato, tutto quel che si vuole, la MT3 si è sempre comportata bene, cioè non ci sono mai stati dei problemi di dire ah, questa MT3 perde di qua, no, lei si è sempre comportata bene con delle buone prestazioni. Adesso vedremo poi la 780 in parità di condizioni come si comporterà, se continua a avere sempre questa differenza di produzione o se poi diminuirà, e poi andrà in crisi il parametro 3 piani di separazione.